Ciao a tutti e tutte da Serie TV Italia. Da settimane non si faceva che parlare della presenza di Jenny Hamann al Festival di Sanremo 2022. Secondo le indiscrezioni, l'attore turco doveva affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston. Pettegolezzi che hanno subito mandato in fibrillazione le tante fan dell'affascinante attore turco, che in questi mesi è impegnato sul set della nuova fiction, Viola come il mare. Ma su Instagram, Jenny Hamann rompe il silenzio su Sanremo 2022. Scopriamo insieme cosa è successo. Prima di andare avanti, non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdetevi nessuna nuova news. Dopo tanti gossip, Jenny Hamann ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, smentendo la sua partecipazione alla kermesse musicale più importante d'Italia, creando una stories dove scrive: «Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah! Dunque nulla di fatto anche quest'anno, Jenny Hamann non parteciperà al di Sanremo». Al momento non è chiaro se la trattativa con Amadeus non sia andata a buon fine, o se non in realtà non sia mai iniziata. Ad oggi è certo che il conduttore Rai sarà affiancato ogni sera da una donna diversa di cui ha confermato i nomi. È il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022, durante l'edizione del TG1. Ha rivelato quali saranno i 5 volti che saranno al suo fianco sul palco del Teatro Ariston. La prima sera, il 1° febbraio con Amadeus, ci sarà Ornella Muti. A seguire la seconda sera, Lorena Cesarini. La terza, Drusilla Foer. Per la quarta serata, Maria Chiara Giannetta, volto amato della serie TV di Rai, Uno Blanca. Mentre per la finalissima ci sarà Sabrina Ferilli. Ma chi sono queste bellissime donne che accompagneranno Amadeus nella conduzione di Sanremo 2022? Ornella Muti, 50 anni di carriera, ha nel suo bagaglio professionale innumerevoli successi, non solo cinematografici, ma quella del 72esimo Festival della Canzone Italiana. Sarà però la sua prima volta. Così, dopo aver interpretato diversi generi cinematografici, lavorando con grandissimi registi come Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen. Si ritroverà a scendere la fatidica scalinata di Sanremo per raggiungere Amadeus nella conduzione del più importante appuntamento con la musica italiana. Lorena Cesarini. Attrice, romana. Una laurea in storia contemporanea, ha vissuto la sua prima prova attoriale nel 2014 con il film Arance e Martello di Diego Bianchi. Nel 2015 ha poi recitato nel film Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni e trovato il successo del grande pubblico impersonificando Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista della serie di Suburra, Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi. Drusilla Foer. Toscana, ha debuttato in teatro, ma ha fatto anche cinema e televisione. Dai giornalisti è definita nobildonna, ma lei preferisce chiamarsi, ironicamente, anziana soubrette. Artista, cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzano Ospetek, Magnifica presenza. Ma per il popolo del web, è un'icona di stile capace di prestarsi anche al sostegno di cause sociali di grande importanza. Maria Chiara Giannetta. Giovane attrice pugliese, si è divisa fra teatro e produzioni televisive, interpretando anche il ruolo del capitano Anna Olivieri, nella serie Don Matteo. Ad assicurarle il successo è stato poche settimane fa il ruolo di protagonista in Blanca, la fiction di Rai 1, in cui ha interpretato una brillante investigatrice non vedente. Laureata in lettere e filosofia, Sabrina Ferilli, per lei sarà la terza volta a Sanremo, che conferma una carriera piena di successi sia nel cinema, sia in televisione e teatro. È tra i protagonisti del film Premio Oscar, La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Vincitrice di 6 nastri d'argento, un globo d'oro e 6 Chuck d'oro. Il suo talento si è declinato spesso in ruoli drammatici e innumerevoli commedie italiane.
L'attrice romana, protagonista di tante trasmissioni televisive, ha condotto Sanremo nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza ed è stata ospite speciale nell'edizione 2002 del Festival. Voi cosa ne pensate della scelta di Amadeus? Fateci sapere la vostra opinione sotto nei commenti e non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo news. A presto da Serie TV Italia!